Ciao a tutti amici, siamo qui in idrovia a Padova e questo davanti a noi è Andrea Rossi, organizzatore del Rossi Pesca Day. Allora Andrea, raccontaci un po' di questa giornata, di questa gara. Ciao a tutti, ciao Sabrina, grazie della tua presenza, la presenza di Match Fishing. Come tutti gli anni ad agosto organizziamo il Rossi Day nell'idrovia di Padova. Quest'anno possiamo dire che è un gran successo perché abbiamo 152 agonisti provenienti dalla Liguria, da Benevento, ci sono dei ragazzi dalla Croazia, diversi ragazzi di Padova, di Venezia, di Verona. E che dire, l'idrovia è un bellissimo campo gara con diverse specie di pesce, abbiamo i gardon, abbiamo tantissimi carassetti quest'anno piccoli. E ci sono delle breme e delle carpe. La giornata si presenta bella, non è tanto afosa e abbiamo visto che la partenza è stata buona, hanno iniziato tutti quanti o con dei gardon o con dei carassetti. Adesso siamo circa a metà della gara e vediamo il proseguo come sarà oggi. Allora Andrea, visto che tu ti occupi maggiormente di esche ma anche di tutta la tua attrezzatura, vogliamo dire che esche stanno usando? E mi pare che peschino anche abbastanza fuori, giusto? Allora, stanno usando il bigatino, sia bianco che colorato, i lombrichi, e pescano maggiormente a 13 metri. Poi c'è l'alternativa, è la pesca a 5-6 pezzi, dove puoi trovare tantissimi gardon piccoli, però nel proseguo della gara la pesca corta entrano anche i carassi. Bene, abbiamo visto un bel campo di gara, bello, comodo vogliamo dire, insomma un'organizzazione perfetta. Sono quindi sulla sponda dove ci troviamo adesso, sono in 70? Sono in 76. Poi di là invece? Di là abbiamo due zone da 36 e una da 40. Perché c'è una lingua insomma un po'... Sì, abbiamo un'interruzione, purtroppo il campo gara viene interrotto e siamo costretti, qualsiasi tipo di campionato che ci sia deve essere diviso in due o tre zone. Vabbè, però insomma è uniforme anche come catture, sì, dai, sì, vogliamo come dire. Catture è uniforme il campo gara, qualsiasi zona prevale la tipologia di pesce che ho accennato. Una bella giornata, dai, dopo le premiazioni si svolgeranno nel luogo del raduno, sì, al bar, che faremo vedere insomma nella tua pagina Facebook, perché vogliamo dire che anche il tuo profilo, la tua pagina Facebook dove la gente ti può seguire, dove ti possono contattare tutti per non solo per le esche ma anche per tutti i tuoi attrezzi che vogliamo vedere sull'album fotografico, quindi insomma diciamo una bella manifestazione che sicuramente ripeterai in altre zone, altri campi, e facciamo un in bocca al lupo a tutti i partecipanti. Grazie, in bocca al lupo a tutti. Grazie Andrea. Grazie.